Registriamo in questi giorni il primo caso di dengue nella provincia di Padova. Si tratta di un caso riscontrato in una coppia di rientro da un paese tropicale. Infatti, nei paesi tropicali, dal Sud America all'Africa all'Asia, è frequente questa infezione che è trasmessa dalle zanzare. È una malattia che nella maggior parte dei casi non dà grandi sintomatologie, può dare una sintomatologia semi-influenzale d'estate con febbre, con mal di testa, cefalea, ma soprattutto al segno caratteristico dei dolori alle articolazioni. Ecco, la nostra preoccupazione è quella per impedire che ci siano dei casi secondari, quindi della diffusione della malattia nel nostro territorio, è che chi tornasse da un paese tropicale con questa sintomatologia si rechi con fiducia dai medici curanti in maniera che si possa fare una precisa diagnosi e intervenire anche non solo con le cure, ma anche con gli interventi di sanità pubblica. Perché per evitare la diffusione della malattia è importante sia creare un'area di rispetto di circa 200 metri intorno all'abitazione, in maniera che le zanzare vengano abbattute in quel perimetro e quindi non pungano l'individuo che ha l'infezione e possono trasmettere ad altri la malattia, e anche per dare alcune indicazioni di adattamento locale, tipo le zanzariere, in maniera che le zanzare non possano pungere e quindi, diciamo, la malattia non passi anche ad altri. Quindi è una malattia assolutamente che si può controllare, è importante fare azioni di sanità pubblica in collaborazione con i sindaci e con uno stretto collegamento con le ditte di disinfestazione e l'azienda sanitaria, ma per far questo è importante lavorare in squadra e anche una forte responsabilizzazione dei cittadini nel collaborare. Ricordiamo per queste e per altre malattie trasmesse da zanzare di ricorrere sempre ai repellenti cutanei, cioè quegli spray, quei liquidi che allontanano le zanzare e quindi allontanandole impediscono di essere punti e quindi trasmettere non solo il dengue, come detto, ma anche questa e altre malattie che si trasmettono con le zanzare.